Ciao Grigio Rosso, siamo pronti per una nuova puntata del Cantuccio dello Sport. Qui Davide, parliamo di terza categoria, girone A. Cominciamo con San Luigi. San Luigi ha vinto bene, ha vinto in goleada contro San Carlo, che è un avversario alla portata, sicuramente, però intanto ha vinto, senza avere problemi. Continua nella sua ascesa, in un'ottima posizione di classifica e conferma quanto di buono, diciamo, che San Luigi da qualche settimana. Poi la Conega invece ha pareggiato con la Segnanese, una partita complessa, combattuta, ha dovuto rimontare, magari si sperava una vittoria, però la Segnanese è un avversario difficile, per come è stata la partita io non butterei via il punto, e anche la Conega rimane in una buona posizione di classifica e domenica avrà un bel banco di prova perché incontrerà il Calcio Crema che ha 7 vittorie su 7 partite. Peraltro quando si incontra una squadra a punteggio pieno c'è un po' di paura? Insomma, quando un po' una squadra schiaccia sassi così, mette sempre un attimino di timore riverenziale, però si potrebbe anche avere quella spensieratezza di non avere nulla da perdere, no? Che di certo questi battono tutti, quindi non abbiamo nulla da perdere, e Perdere. magari invece si possono tirare fuori delle cose positive, no? Esatto. Poi l'Oratorio Castellone ha pareggiato con l'Excelsior, che di per sé non è un brutto risultato, però l'Excelsior penso non aveva ancora vinto, forse si poteva anche sperare in qualcosa di in più. E veniamo alla partita più interessante della settimana, perché era un derby, cioè Gibertina Pizzighettone. Ha vinto il Pizzighettone a Solesina. Pizzighettone ha giocato molto bene la prima mezz'ora, confermando tutto quello che si dice del Pizzighettone, che sta crescendo di partita in partita, anche se i punti da calcio crema sono sempre 8, non sarà facile recuperare visto che il calcio crema continua a vincere, però il Pizzighettone e il suo valore non si discute. Si è molto arrabbiata la Gibertina, ma parecchio, che ha giocato molto bene nel secondo tempo, però ha sofferto nel primo, ma soprattutto si è arrabbiata per l'arbitraggio. La Gibertina sostiene che ci sono stati 2 gol in fuorigioco, ovviamente non ce la muovono in campo, però anche prendendo per buone quello che dicono i ragazzi della Gibertina, purtroppo sappiamo che gli arbitri ogni tanto possono sbagliare, specialmente in terza. No, beh, sì, io diciamo che un po' il mio pensiero riguardo agli arbitri in generale, l'arbitraggio del singolo evento è un po' cambiato, no? Quando giocavo prendevo con molto rancore, no? Le decisioni arbitrali, Sei stato anche espulso per proteste, mi sa, sì, più qualche volta, eh. di una volta, e insomma, uno si sente sempre, diciamo in qualche modo, che gli venga fatto qualche torto di troppo, che ci sia qualcosa dietro la spalla. Invece in realtà, comunque sia, gli arbitri sono uomini come noi giocatori, come i giocatori possono sbagliare anche loro. Oltretutto, diciamo che arbitrando partite in cui non c'è la terna, è ancora più difficile prendere decisioni in breve tempo, e specialmente magari sui fuorigiochi. Cioè, io anche quando sono a vedere da spettatore, spesso e volentieri non mi rendo conto se è fuori gioco o no, non ne sono sicuro. E anche in televisione, guardando la Serie A, addirittura guardando la moviola, certe volte si sta lì, lo si guarda 3-4 volte e non si riesce ancora realmente a percepire. Figuriamoci un uomo che deve decidere in un attimo. Oddio, poi la Gibertina parlavano di metri fuori gioco, però appunto in terza Insomma, categoria vabbè, può però adesso io capitare. vorrei proprio ben vedere con questa regola qua, che è ovvio che debba esserci, però. Io ti vorrei vedere a guardare per sapere il momento in cui parte il pallone, ok? Tu devi vedere il momento in cui parte il pallone, considerando che non è un uomo da solo che fa un lancio, è una persona che magari riceve palla in mezzo a 3 persone e che può passarla, tenerla o lanciare lungo. In questo caso lancia, e tu in quel momento devi vedere se quello che è partito per Sì, ricevere no, palla in chiaro, è difficile. profondità è in linea o no. Cioè adesso è proprio umanamente impossibile che un arbitro riesca a stabilire con certezza se era fuorigioco o no. Quindi dico, sono episodi che sicuramente lasciano l'amaro in bocca quando non si riesce a portare a casa punti per queste cose, però diciamo che pensiamo sempre che sia tutto fatto in buona fede e che nell'arco di un campionato poi quello che viene Viene il tolto magari tolto. fortunosamente venga ridato. Diciamo, chiudiamo dicendo che con questi risultati comunque Pizzighettone e San Luigi sono a pari metro, si profila quasi un duello tutto Pizzighettone, insomma, che è un motivo di interesse all'interno già di un campionato che di per sé c'è questa rincorsa al calcio crema, però c'è anche questa sfida tra Pizzighettone e San Luigi Certo, che che terrà acceso il campionato ancora ulteriormente. è. Esattamente. E niente, aspettiamo i risultati domenica prossima e quindi Stavolta dillo tu, buon campionato buon allora. campionato a tutti.